15 luglio 1930, in Uruguay inizia il primo campionato mondiale di calcio. A ideare la competizione è l'avvocato parigino e presidente della FIFA, Jules Rimet, al quale viene dedicato il trofeo. A differenza dell'attuale meccanismo di assegnazione, in vigore dal 1974, all'inizio si prevedeva un'assegnazione definitiva della Coppa alla nazionale che avesse vinto negli anni tre competizioni. Dopo i mondiali di Messico 70, la Coppa Rimet, vinta dal Brasile, è stata sostituita dalla Coppa FIFA. Vediamo le immagini.